Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Scusate, mi sono bloccato per come si era aggrappato al tetto. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'uccisione finalmente di Atticus, il che ci ha permesso di ritornare in possesso delle proprietà dei Saints, ma soprattutto di potenziare finalmente al massimo la nostra base segreta, il nostro quartier generale, che ora è veramente figo. E questo mi fa pensare che finalmente siamo arrivati alla missione in cui cercheranno di farci fuori. Quindi la prossima missione è il dopo festa. Ora goditi la serata indimenticabile. Posiziona 6 imprese, complete imprese criminali. Non ci danno neanche... Oh, le cose potrebbero sfuggire di mano alla festa dei Saints. Farai la tua parte, capo? Allora, un secondo prima. Facciamo un salvataggio. E ora possiamo andare. Chi è che ci tradirà? Perché io so che finirà così. Ovviamente. Certo. Perché noi non sappiamo cosa sta per succedere. Ammetto che è bello che ti danno già un anticipo a inizio gioco e quindi torni indietro e quindi rifai tutto. Ma sarebbe stato molto più sorprendente vedere che succedeva adesso. Cioè sarebbe stato molto meglio dal mio punto di vista. Non che così sia brutto, però l'effetto sorpresa un po' te lo vai a mangiare. Bella sta ripresa. This is a celebration for the Saints, is it not? We got a party going on, so I'm gonna keep this one short and sweet. Fuck the Panteros, fuck the Idols, fuck Marshall. The Saints are here to stay, baby! Certo! Ma è un ologramma quello, ma che figo! Together. Thanks for getting shot, Eli. Should we go in? You guys go. I just want to take a minute out here. Devo guardare tutto quello che abbiamo fatto assieme. Ah, e ci hanno rimesso il vestito di prima. It's good to see you, man. I've been thinking a lot about what you said about the Saints. Forse Nauli è troppo orgoglioso per tradirci. I always viewed friends as a liability, a weakness. But I was wrong. Seeing you with Kev, Nina, Eli, they really make you stronger. Yeah, they really do. I want to know what that feels like. Well, let's go. Oh, invece no. Avevo ragione. Why? Well, because I cannot live your life if you are still breathing. Cosa? Nauli comunque è veramente troppo forte. Look, you have a lot of heart, but let's face it. I'm just a better version of you. You could not even protect yourself. How would you ever protect your friends if someone like me came along? Huh? Lo sapevo. This is for the best. Do not worry. I'll keep our friends safe. Ed ecco perché Nauli è sempre rimasto da solo. Me lo aspettavo, eh. Però pensavo che ci avrebbe traditi per tutt'altri motivi, non per rubarci la vita. Bello, bella idea. Cos'è sta roba, la Kingdom Hearts? Ma è il gatto! Snickerdoodle? Snickerdoodle. Tu cuoque, no. Ma perché non fanno vedere il simbolo dei trofei? E perché sono vestito da cowboy dell'Ottocento? La macchina di Nina! Car. What? It was a beaut. My family's so far away, you know. Feels like I'm keeping part of them with me. Sta cosa la Kingdom Hearts proprio non me l'aspettavo. Che cosa? Ok, no, pensavo che uno di quelle aurore boreali fosse qualcosa di cui parlava Eli. Ah, il piano! Eli's whiteboard. Esatto, la lavagnetta. There is.
But it's enough to go on for now. Vediamo Kevin qual era il suo sogno, la cosa per i waffle, la piastra voleva lui. Let's get our boys back home. Riportiamo i nostri ragazzi a casa. Intende i Saints o Waffle Iron? Did we ever get that for Kev? Perché? Perché rovinare questo momento? Really all you want. Forget it, man. We're family. What is it? Quel tavolo lì? I was supposed to do something. Proteggerli? You're right. I am late. I just can't remember for what. La festa? Oh, right. Game night. Sto gioco, ti giuro, che se fanno la versione da tavolo veramente, voglio capire quali sono le re. Perché? Era un momento toccantissimo, fighissimo, bellissimo, oscuro. E siamo nella serata giochi ora. Trova i tuoi amici. Perdi un turno, ma prendi un cuore. Hey you guys. Ma... Perché? Ma è chi... Questo... Perché hanno preso spunto da Kingdom Hearts? Il momento in cui crepa Sora e finisce nell'altro mondo. Che era anche specchiato. C'era il coso d'acqua. Questo è il mondo di Toy Story. Ah, c'è il Keyblade. Hanno rubato tutto da Kingdom Hearts. Hey, glad you made it. You've got some catching up to do. But you might still win if you collect 3 more bears. And I can help you with that. If you get me 7 measly little llamas, I will give to you this extremely valuable bear. 701? That's highway robbery. Dutch is though. But I'm in. Raccogli. Perché? Cioè, io capisco. They always this. Il delirio prima di crepare. Isaac ci insegna molto di questo tipo di eventi. Ma no, non in un momento del genere. Era un momento importantissimo, toccantissimo, bellissimo addirittura. Devo essere sincero, il pezzo in cui stavamo camminando fra i ricordi è stato veramente figo. Questo no. Là c'è Kevin. I take delivery of 7 llamas and present to you one bear. Thanks, man. My bear is gonna ride your llama's roughshod. Game ain't over. It's Nina's turn. Ok. Quindi Kevin lo lasciamo per ultimo? Boh, non lo so. Ero veramente contento fino a questo momento, prima di sto pezzo qua della serata giochi. Welcome to the party. Glad to be here. How can I help you? I've got almost a full collection of elephants, but the baby ran away. Got a second bear for you if you can find it for me. One baby elephant coming up. Fammi indovinare. Ah, strano, pensavo fosse caduto giù di sotto io. Ma ci sono i serpenti. All'espansione con i serpenti. Ok. Ehi. Come here, elephant. Come on now. There we go. Did the tiny little elephant outrun you? Sì, tiralo fuori però. Don't run. Inseguilo. It's okay. Cazzo, sarebbe stato davvero deludente se adesso non fossimo riusciti a prenderlo. Come get your bear. Ecco qua, dammi l'orsetto. Da questa parte. Thank you. And here is your bear. Tieni l'orso, pleasure che poi non sembra un toro, okay, ma va bene. Kev, your turn. Sembra un Sembra tutt'altro, ma non un orso. Però vabbè, oh. Il potere della fantasia. Hey buddy. Hey yourself. Avessero continuato così nel pezzo prima, quello lì del post-mortem sarebbe stato perfetto. Questo pezzo mi sta rovinando tutto. Quindi cosa devo fare? Raccogli 3 lumache. Sarebbe stato perfetto. They're hiding, but come on. You can outsmart snails, can't you? Eccola! Prendila! One snail.
Cerchiamo le altre tre. Anzi, le altre due, scusami. Damn, serpente. Hey, nobody made you buy the expansion. Da. Serpente che poi stavamo usando noi l'altra volta. Two snails. Secondo me se si muove troppo è il serpente. Ovviamente. God damn it, snakes keep getting in the way. Meow. Oh, they are coming from the bar. That's weird. Yeah, I should go in there and root them out. Forget about the stupid old barn. Stay here. You play with us. Ma c'è il gatto, Snickerdoodle. For the win. I don't know. Snickerdoodle's right. I gotta go in there and deal with. Perché dentro c'è Nauli. Wow. Ok, ha già un è già un attimo risalito questo effetto qui. What the hell? Sfuggi all'incubo. Oh, è veramente il delirio di Isaac qua, Close. Is that my blood? Quale sangue che non c'è niente? Party. Kev, Nina, Eli. Non c'è niente, non c'è sangue. You should have known better than to play with snakes. Help me! Somebody help! Eli? Dove sei? I'm coming. Madonna. Allora, questo pezzo mi è un attimo risalito. Non apprezzo lo stile così. Avrei veramente preferito che avesse mantenuto l'essenza del sogno. It's okay. I'm here. If you've been there at the island, nella parte principale, Eli. L'avrei preferito come era prima. Però sta prendendo una bella piega. Ahia, che male. Che effetto terribile. Che effetto terribile. È meglio evitarli a tutti i costi, veramente. Cerchiamo di non farci colpire. Nina ora ci darà la colpa perché la macchina di sua madre è esplosa. Anche se lì non è colpa nostra, purtroppo. Nina, I've got your back. You? You couldn't even kill Sergio. The Nawali had to do it for you. Questo è vero. You talk a good game when you're safe at home. But when it matters, you let your friends down. You do not have what it takes. When the real bad guys show up to play, you come up snake eyes. Devo dargli ragione su una cosa, però. È stato deludente non uccidere noi Sergio. Era compito nostro alla fine, non di uno che è arrivato dopo. Nonostante l'esperienza e tutto, era una cosa che avrebbe dovuto fare il protagonista e non il cattivo che poi diventa buono. È come se in Kingdom Hearts Xehanort alla fine lo avesse ucciso Riku. Per carità, sarebbe stato bello, ma nonostante non lo uccida, per carità, però è come se il colpo di grazia arrivasse Riku glielo da lui. Non sarebbe stata la stessa cosa. Bello, magari, emozionante addirittura, ma non allo stesso impatto emotivo. Volevo vedere se sopra c'era un segreto. Help. Anybody there? I'm here. Help. Kevin, I'm here. Vediamo che cosa dice. I wasn't calling you. Don't you get it? You're just not a good enough friend. Ah, ok, pensavo avesse qualcosa effettivamente contro di noi, ma nulla di specifico. Mi aspettavo tipo, dovevi comprarmi la cosa per i waffle. È l'unica cosa in cui Kevin avrebbe potuto attaccarsi, effettivamente. È l'unica cosa. È Kingdom Hearts, guardalo! C'è la porta di luce! Stiamo diventando una pedina? What? Why can't I move? Because you can't do anything right. You ruin everything. That's why you needed me. Now you're dead, and everything you built is mine.
friends are mine, your empire is mine, the Saints are all mine. Like hell they are. La volontà di non morire, eh? Snickerdoodle! Ma perché il gatto ha questo potere? Vai, sfonda la porta! Ce la puoi fare! Ma la fossa è ancora aperta, dai! Almeno avessero fatto il mucchietto di terra! Che casino ha combinato quello stronzo! Sarà un combattimento finale. Spero però che non sia il finale del gioco. Anche se sarebbe bello. Ma spero che non lo sia. Dannazione. Ti devo essere sincero, se questo è il finale sarei comunque contento, Nina, ma mi aspettavo Kev, di più. Eli! Anybody? You have 3 new messages. Hey, it's Kev. Where are you at? The crepe paper's up, the music's pounding. The party's starting. Where did you go? Antonio's still waiting to talk to you. Dude's sitting here with a big briefcase of money. Let's not leave that on the table, huh? Where the fuck are you? The Nawali's gone crazy. He's shooting. Hi, Nina. You will not be needing your phone any longer. Oh god. Chi è questo tizio, scusami? Chi cazzo è? Credo che faccia parte del gruppo di Nawali. Che cosa ci fa un tizio vestito così, però? Questa qui è morta malissimo. Porella. Ma anche le mie statue, perché non ci sono? Cos'è? Ha spaccato anche quelle. No, ti prego non di... Allora, a parte che questa era la nostra stanza e non c'era il tavolo fino a ieri, però... Vorrei... Dite che si vede qualcosa attraverso il buco? Io credo che siano ancora vivi, ma non mi faccio nessuna aspettativa. Potrebbero essere tutti morti. Ma... Everything smells amazing, Kev. You know what would make it smell even better? Let me guess. Pancakes. You know it. Ma, Snickerdoodle. Hey, look who's home. Sta cercando di vivere tutti normali, eh? I got some blood on my favorite shirt. Sounds like you could use some champagne. Thanks, Eli. Please, sit. So... What did you all do today? You know what we did. You're upset. You think? I do not like to see you upset. Well, maybe you should have thought of that before. Nina, please. We'll discuss your gratitude later. Hello. Madonna, quanto è grosso quel telefono? They're safe. I am coming for you, motherfucker. Good. It'll save me some time. I'm sorry. That threw me off. Okay. We'll try this again with a little more energy. And Kev, be sure to have some club soda ready, eh? I don't want this stain to set. Cos'è? Ma è un set televisivo? Everything smells amazing, Kev. Perché? Cosa? Perché?